match e vi siete preso un incompetente, uno come me, ragazzo di bottega che ha avuto, diciamo, l'ambizione e la presunzione di proporsi di venire a bussare alle vostre porte, e mai, mai riuscirò a ringraziarvi abbastanza per avermele aperte, perché se io ho vinto, e ho vinto in condizioni difficili per scelta, perché avrei potuto costruire una lista diversa, avrei potuto tirare dentro grandi attrattori di consenso, ma che poco avevano a che fare con il mio progetto, con il progetto mio e dei giovani del movimento, che hanno aperto un'autostrada in cui si sono inserite tante persone. Mai abbiamo tradito la mission, quello che noi ci eravamo imposti come obiettivo per guidare questo paese. Abbiamo avuto l'ambizione di cambiare. Problema cooperazione e sviluppo c'era, lo abbiamo affrontato, lo abbiamo risolto nell'interesse dei cittadini, perché era un buco nero in cui finivano i vostri sacrifici. Abbiamo assegnato tutti i servizi, non c'è stato un giorno di interruzione del servizio. Abbiamo fatto un lavoro di riorganizzazione dell'ente in un'ottica di razionalizzazione della spesa. A me mi possono dire tutto, no? E quando mi si imputa il fatto di non avere competenze specifiche, io non ho difficoltà ad accettare il fatto che sono partito da zero. Avevo le mie idee, avevo la passione e avevo soprattutto una cosa, il senso di responsabilità, il debito d'onore nei confronti dei cittadini che hanno creduto in me quando era difficile farlo e fino all'ultimo giorno. Qua non si farà campagna elettorale per continuare, qui si lavorerà per onorare il grande, grande, grandissimo onore che ci è stato concesso dai cittadini di Bellizzi, da voi. Quindi l'impegno sarà garantito fino all'ultimo giorno. Avevamo ereditato una situazione bloccata. Quando c'è crisi, quando ci sono i problemi, quando il cittadino viene a bussare dal sindaco,